un rapporto viscerale e ho questa dimensione che mi rendo conto va oltre la professione. Sento la necessità e poi l'impulso che non governo di prendermene cura, quindi non solo gestirlo, non solo essere manager del Teatro Regio, non solo essere responsabile artistico delle attività, ma una dimensione che è proprio per me di una casa, di una famiglia, cioè io non riesco a fare niente che non implichi la dimensione della cura. Io me lo curo e poi lo difendo il teatro.